Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È possibile procedere con il partito unico? Ora al lavoro per costruire una coalizione delle forze di centro, europeiste, riformiste e liberali. La domanda che le faccio è: in quel progetto voi non ci siete? Beh, quello è un progetto in realtà in cui ci sono tante persone, tante associazioni e anche dei partiti che sono a lavoro su questo progetto, cioè di un centro riformista e liberale. Noi non abbiamo mai avuto la pretesa che fosse limitato a Italia Viva e Azione prima. Certo, non può essere un'esclusiva di Azione oggi, anche perché ci sono i popolari, ci sono i liberali democratici di Marcucci, Benedetto. Quindi in quella coalizione voi potreste Europa. Coabitare con Azione senza essere il partito il unico problema precedente. Però è che Mara Carfagna ha fatto un'intervista la mattina. Io, altri esponenti di Italia Viva, Lella Paita, altri, abbiamo detto convintamente sì alla Bella federazione. Ci pareva una buona proposta quella di Mara. Sì. Ma anche altri esponenti di Azione, Gelmini, Osvaldo Napoli. Il portavoce di Calenda ha detto sono poi venuti meno chiuso. I presupposti di esatto. fiducia dopo le azioni di Renzi e Boschi di questi mesi. Poi è stata Azione, quindi Carlo Calenda più che Azione, perché appunto altri esponenti di Azione erano stati invece positivi sulla proposta di Mara. Carlo Calenda nella serata di ieri ha chiuso all'ipotesi della federazione, purtroppo, perché a me dispiace. Però io credo che per fare un progetto insieme serva unire i voti più che mettere i veti, come sta facendo Calenda. Aspetti però, perché Carlo Calenda, diciamo, era stato abbastanza esplicito, in particolare su di lei, ospite da Lilli Gruber. Lo sentiamo un attimo. Le racconto una cosa che a me ha fatto molto impressione. Ieri avevamo l'ultima riunione per chiudere, provare a chiudere su questo documento e poi loro non hanno chiuso. E eravamo tutti riuniti e la Boschi non arrivava. Dopo mezz'ora non era arrivata, però noi vedevamo agenzie che uscivano dalla Boschi e che diceva Calenda non è adatto, non può fare politica, eccetera. Quando è arrivata ho detto Maria, figlia bella, ma senza nessuna polemica, ma se tu arrivi 30 minuti in ritardo mentre dici che io sono il peggio dell'universo, magari via fa. Perché poi è chiaro che i rapporti... La Boschi cosa le ha detto? Io sono una parlamentare, posso dire quello che voglio. Dico, sì, ma certo puoi dire quello che vuoi, ma... E anzi, te lo auspico, ma è chiaro che non c'è il clima per fare questo. Ma Calenda ha detto su di me un sacco di cose false. Io mi limito a dire la verità su di lui. Purtroppo lui, per un incomprensibile suo problema personale, ha fatto saltare il lavoro di 8 mesi sul Partito Unico. E mi dispiace molto, perché noi ci abbiamo creduto come Italia Viva e ci abbiamo creduto fino alla fine. È chiaro che per ripartire però bisogna ripartire da parole di verità. Chi ha insultato, chi ha detto cose anche ingiuste, onestamente è stato Calenda, che ha cambiato idea su di noi, su di me, su di Renzi, su Italia Viva. Beh, ad un certo punto è uscita fuori la storia delle pillole, che non era proprio una bella storia. Ma in realtà la storia sulle pillole intanto è stata smentita da Renzi, quindi è una ricostruzione, un retroscena giornalistico, ma che è stato smentito, quindi non è stato detto. Però al di là di questo, chi invece con un bel post, bello pieno, scritto, pensato, sabato, ha offeso Renzi, me e tutta la comunità politica di Italia Viva è stato Calenda. Lo stesso Calenda però, che sosteneva che Renzi fosse molto bravo quando Renzi gli ha fatto fare il ministro, o che era molto bravo Renzi ad agosto quando per candidarsi a Calenda serviva il nostro simbolo di Italia Viva e oggi è in Senato grazie anche a quell'accordo, o quando in questi mesi noi abbiamo sostenuto convintamente il progetto del Terzo Polo, compreso Calenda leader, quindi per sostenere il suo volto e il suo nome Italia Viva ha messo 1,5 milioni di euro in questi mesi. Sinceramente, ecco, a me dispiace che adesso questi siano i toni e soprattutto Calenda si appiglia cercando degli alibi senza dire la verità. Cioè lui qual ha cambiato, è questa verità? Lui ha perché cambiato per esempio idea. Quell'incontro lì in cui lei arriva in ritardo. Ma non è vero, a parte il fatto che non, non sono arrivata mezz'ora dopo e non ho detto che era inadatto o cose del genere. Poi basta guardare le dichiarazioni che ho fatto, come hanno fatto tutti in quelle ore. Ha parlato Calenda, ha parlato Richetti, hanno fatto interviste, eccetera. Poi che Calenda vada in prima serata a spiegare che il partito unico salta per un ritardo di mezz'ora, ecco, io non ce lo vedo Churchill, visto che il suo punto di riferimento è Churchill, che spiega in una riunione che un progetto politico salta per un ritardo, peraltro non fatto, però io guarderei oltre. Calenda ha avuto una motivazione nel cambiare idea legittima. E qual è? Che lui si è reso conto che noi volevamo fare davvero un partito insieme, peraltro aderendo alla sua proposta sul partito unico e ai suoi tempi, cioè di fare un congresso in ottobre-novembre di quest'anno, tra pochi mesi. Solo che noi volevamo un congresso vero,
quindi partecipato, quindi democratico, quindi aperto. È un congresso in cui, cioè, lui in cui poteva avere anche un altro nome? In cui potevano esserci altre persone che si candidavano alla guida nazionale oltre a Calenda, e magari Calenda poteva vincere, poteva perdere, ma soprattutto i congressi sui territori, in cui chi aveva i voti poteva chiaramente raccogliere più consenso. E lui si è spaventato, perché probabilmente lui pensava che il Partito Unico nascesse, non lo so, con un applausometro, con i like in qualche su Twitter, modo. Non lo so, ma nei partiti veri il consenso si misura con i voti, con gli iscritti, con i congressi. Lei dice che questo può essere stato il problema, perché come lei saprà, poi ci sono invece una serie di osservatori che dicono magari diciamo qualcosa si è rotto nel momento in cui è venuto fuori che Renzi, senza averlo comunicato preventivamente ma informandolo all'ultimo momento, diventa editore, direttore editoriale del Riformista. Ma se così fosse, al di là del fatto che Calenda nelle prime 48 ore dopo che Renzi lui ha fatto buon viso a Cattivo Gioco, no, e poi magari no, però sta cosa lei è l'ha montata. Visto e l'ha ascoltato quanto me, è stato qui ospite anche. Sì, era qui. Quindi l'ha sentito che insomma sinceramente era entusiasta di questa idea del Riformista. No, quando è stato qui l'aveva appena era saputo, già, era diversamente entusiasta, no, no, era contento perché addirittura lui immaginava che quello potesse diventare il giornale del Terzo Polo, anzi noi gli abbiamo detto non sarà non così, sarà il Riformista così. Non è il giornale del Terzo Polo, tanto meno di Italia Viva ma o di Azione, va bene assolutamente. Ma che Renzi lo faccia? Ma sì. Non è un problema? Ma no, anche perché intanto Renzi è sempre stata una persona capace di essere innovatrice, di fare no? più di cose fare contemporaneamente. Più, no, anche progetti nuovi, la Leopolda è stato innovatore quando ha fatto il sindaco di Firenze, presidente del Consiglio, il partito di Italia Viva, in operazioni politiche complesse come andare a casa Conte per avere Draghi. Quindi che lui si è affascinato a questo nuovo progetto, che peraltro gli è stato proposto dall'editore, lo trovo normale. E in più non dimentichiamoci che nella storia italiana, sia quella più recente, sia quella più risalente, non è la prima volta che un parlamentare è anche direttore di un giornale, da Mattarella ha tantissimi altri esempi che potremmo citare della politica italiana. Sì, tendenzialmente italiana. Diciamo i leader di partito magari erano direttori di giornali di partito, quello fa un po' una differenza. Sì, no? Ma se il tema è informazione politica, perché alcuni sostengono che il tema sia informazione politica, è comunque la possibilità di avere uno spazio di comunicazione, una voce, senza guardare poi di no, partito. Ma per esempio, partito, quando ha sentito che Ruggeri, il direttore... Sì, perché poi sarà il direttore. Ha detto che avrebbe fatto il ponte con Giorgia Meloni. Lei ne è stata contenta? No, cioè, infatti quello è il dimostra... suo desiderio, no, il suo obiettivo. No, anche. Però infatti quello dimostra quello che dicevo adesso, cioè che il Riformista non è il giornale del Terzo Polo, non è un giornale di partito. E lo dimostra proprio il fatto che il direttore editoriale sarà Andrea Ruggeri, che è un amico... e che però è un ex parlamentare di Forza Italia, che ha sicuramente idee diverse dalle nostre, che non dà la linea politica del partito, del che Terzo Polo, dice la dare sua opinione personale. Renzi, per dire. Lui dà la sua opinione, Andrea Ruggeri, legittima, che però non è la mia, anche perché noi siamo all'opposizione, stiamo bene all'opposizione di Giorgia Meloni, insomma non abbiamo dubbi su questo. Non avete dubbi su questo. No, Senta, Elly Schlein ha detto, non commentiamo le vicende delle altre formazioni